Buonasera a tutti, bentrovati. Oggi ho letto un tweet di Alessandro Iacobone, milanista, non è voluto, che conoscerete sicuramente, che tra l'altro conosco e colgo l'occasione per salutare e vi invito anche ad andare a seguire il suo canale su YouTube, perché è giusto che sia così, perché insomma, qua non c'è nessuna guerra e nemmeno nessuno share e nessuno spettatore da rubare o da sottrarre, anzi io credo che si trovano delle cose interessanti, vadano condivise, proprio perché poi alla fine ognuno ha il suo stile, ognuno ha i suoi contenuti e soprattutto poi voi sceglierete se seguire una persona piuttosto che un'altra. Questa battaglia per i click e per gli ascolti sinceramente non mi ha mai riguardato e poco mi interessa. Tra l'altro mi è tornata in mente una cosa che accadeva alla fine degli anni 70, primi anni 80 credo, no, fine anni 70, quando si aprì il secondo canale della Rai, la sera avveniva una cosa che secondo me è una cosa molto, molto civile, cioè veniva avvisato lo spettatore che sull'altro canale stava per iniziare un altro programma e che magari quella cosa poteva interessarlo. Ora è chiaro che era la stessa azienda, qui non è la stessa azienda, ma non è questo il discorso è che a mio avviso si può fare tranquillamente tutti e poi il pubblico sceglie chi seguire, insomma chi magari si affeziona più a uno piuttosto che a un altro, come ad esempio so che molti di voi sono affezionati alla compagnia della Live, allora non possono assolutamente mancare all'appuntamento di domani alle ore 13, ricomincia la stagione della compagnia della Live, quindi mi raccomando non mancate, perché parleremo di Milan, parleremo di mercato, parleremo delle parole di Maldini e parleremo poi anche del calendario. Ecco, questo era il tweet, perché ho parlato due minuti ma non vi ho detto la cosa. Il tweet di Alessandro rispecchiava perfettamente il mio pensiero, cioè quello di, diciamo, non avere una grande passione, un grande interesse nel momento in cui vengono stirati i calendari. Ieri ho seguito solo la prima giornata, cosa che faccio di solito, giusto per così, per sapere quale sarà la prima partita, ma poi il resto, come ha detto anche Paolo, dobbiamo giocarle tutte, quindi alla fine dei conti, prima o dopo, poco interessa, anche perché poi non è che abbiamo già la configurazione come negli anni 80, dove sapevi che la domenica pomeriggio in quel giorno c'era quella partita. Adesso con anticipi, posticipi e quant'altro, finché non hai in mano il calendario degli anticipi e posticipi, quello più interessante secondo me, il resto bene o male, insomma, giocare con la Juventus alla quarta, anzi io sono più contento se ci sono delle partite interessanti subito, perché mi piace vedere giocare Milan contro avversari importanti, con tutto il rispetto naturalmente per le altre. Poi scopriremo anche nel corso del campionato quali saranno gli avversari importanti, perché anche questo secondo me è uno degli aspetti interessanti della nuova stagione che entra. Una nuova stagione che entra e che fa già discutere molto i tifosi di tutte le squadre, naturalmente. Nel caso del Milan mi è capitato di sentire anche in televisione porre la domanda del siamo più o meno forti dell'anno scorso. Ora, a parte il fatto che è una domanda che io domani farò ai miei amici della compagnia della Live, ma al di là di questo, è una domanda che in questo momento secondo me vale poco, perché il mercato di fatto è quasi appena iniziato e non mi pare, ripeto quello che vi dico sempre, ma lo ripeto perché è giusto ed è un messaggio esplicito verso colui o verso colei che, diciamo, si fa prendere un po' dall'ansia da dire siamo terribilmente incompleti, non potremo mai affrontare la nostra stagione. Non mi sembra, questo è il messaggio, non mi sembra che le altre abbiano fatto grandi operazioni fino a questo momento, sono tutte in trattativa, chi più chi meno, la Juventus con Locatelli, l'Inter per un esterno destro, la Roma per un, non so, terzino sinistro per sostituire Spinazzola, insomma ognuno ha fatto le sue operazioni, la Roma ha comprato un ottimo portiere, l'abbiamo preso anche noi, l'Inter ha preso Çalhanoğlu che era a zero, insomma diciamo si sta cominciando adesso, no, a fare quello che si riuscirà a fare, tra l'altro, perché poi c'è la questione appunto di quante difficoltà si troverà in questa sessione di mercato. Allora, il tema del siamo più o meno forti, in questo momento io non avrei nemmeno una risposta a questa domanda. Perché? Perché è vero, abbiamo due giocatori in meno, poi abbiamo i prestiti che sono andati via, ma quelli andavano già in un certo senso conteggiati. Vedremo cosa succederà adesso, Giroud arriva stasera e parliamo tra poco di lui, Brahim Diaz dovrebbe tornare,
Poi Maldini ieri ci ha detto alcune cose interessanti delle quali parleremo, anche il discorso degli obiettivi, perciò io non mi sento di avere una risposta in questo momento. Secondo me non vale tanto questa cosa, perché partiamo comunque da una base che è arrivata seconda in campionato, quindi tanto male non può essere. Su quella andremo a lavorare, e sul tema dell'andremo a lavorare su quella, le parole di Maldini ieri ci danno alcune indicazioni, perché sul discorso che sì, in realtà poi lì è stato abilissimo a sfuggire alla domanda, perché gli hanno chiesto il rinnovo, no, che sì, sarà nel futuro il Milan, beh certo, dice, perché è un contratto. Poi sul discorso del rinnovo ne stiamo parlando, vedremo come si concluderà quella faccenda. Per quel che riguarda poi l'attacco, simpatica la battuta sull'attacco giovane, arriverà, a quanto detto comunque si sta pensando anche di prendere un attaccante giovane, e questa è una buona cosa secondo me, ma è una cosa anche che, come dire, se confermata ci dà un segnale verso altri giocatori, perché altrimenti poi finisce che non possono solo entrare dei giocatori, devono anche essere ceduti. Sappiamo che sulla lista dei partenti ci sono giocatori come Castiglieco, presumo, poi di Leao non lo so se finirà in mezzo a qualche trattativa. Oggi si è parlato di tutta quell'operazione, no? Con tre quarti di Digno, un quarto di Zico e anche due palazzi a Milano 2 per prendere Luis Alberto, che sinceramente 29 anni, una cinquantina di milioni di richiesta da parte di Lotito, contratto in scadenza fra 3 anni o fra 4 anni, nel 2025 addirittura, quindi vuol dire che ha rinnovato da poco, o 2023, non me lo ricordo, comunque non è in scadenza, ecco. E mi domando come possa essere messa in piedi una cosa del genere. Certo, Luis Alberto non è un giocatore sul quale si deve sputare, perché anzi, voglio dire, sarebbe veramente un eccellente innesto del nostro Milan, tra l'altro un giocatore che ha anche chiuso in crescendo la scorsa stagione, che ha grande esperienza in Serie A, ha esperienza anche di Champions League, è un giocatore insomma che porta dei gol, che porta dei tiri in porta, caratteristiche diverse rispetto a Çalhanoğlu, che ne dica lui, perché io mi rivedo in molte cose di Luis Alberto, sinceramente non lo so dove. Auguro all'Inter che Simone Inzaghi riveda molte cose di Luis Alberto in Çalhanoğlu, ma sinceramente mi sembrano due giocatori diversi, proprio anche così per movenze, per tutto quanto. Comunque non lo so se questa sia veramente un'operazione da considerare, vedremo. Mi sembrano i parametri leggermente fuori da quello che è lo standard di Elliott, ma può essere anche che questo cambi, noi non sappiamo nulla. Maldini non lascia trapelare nulla, come giusto che sia, e la nostra dirigenza continua a lavorare. Quello che sappiamo però di certo sono due cose. La prima cosa è l'arrivo di Giroud questa sera, che sarà dunque il nuovo innesto, trovate tutte le formule e quant'altro, e la seconda è che il nostro obiettivo sarà quello di confermarci nelle prime quattro e poi migliorare sotto altri punti di vista. Queste sono le parole di Maldini. Ora, io, sapete, ho naturalmente una grande stima di Maldini e lo stiamo anche imparando a conoscere bene come dirigente. Non ha mai preso in giro i tifosi, o comunque anche se ci sono stati dei fraintendimenti, insomma, diciamo che lui non è certo uno che parla vanvera, è uno che parla poco, relativamente poco. Sicuramente quello che dice è un mix tra devo rispondere a una domanda politichese e un po' di verità. È chiaro che il nostro obiettivo è quello di confermarci nei primi quattro, e questo ci mancherebbe, certo, è quello che dico anch'io, cioè la prossima dovrà essere una stagione di conferma. Poi dice giustamente Maldini, se ci confermiamo nei primi quattro e torniamo in Champions League abbiamo comunque fatto meglio degli ultimi 8 anni, verissimo, tutto vero. Personalmente non voglio dire, per tornare all'allenatore del pallone, non voglio dire come Oronzo Canà quando entra a San Siro contro il Milan di Lidl, sono spacciati, cioè non vorrei un dirigente così. Mi piacerebbe, ma così per mia, come dire, per il mio lato più focoso, mi piacerebbe ogni tanto qualche spavalderia di più, ma però so che, voglio dire, non è nello stile di Maldini e non è nello stile di questa dirigenza e probabilmente nemmeno della proprietà, la quale fa della
come dire, di una, della comunicazione essenziale la sua filosofia, per cui a me lo accetto, condivido, sono ben realista sul fatto che il Milan dovrà bilanciare, perché comunque al di là di tutto, al di là del mercato da poveri che molti hanno descritto fino adesso, il mercato dei poveri ha comunque preso il portiere, ha riscattato il difensore, cioè voglio dire, saremo poveri, ma mi sembra che fino adesso abbiamo ancora una volta speso più degli altri, in attesa ovviamente di altre operazioni di mercato, ma non mi sembra che siamo i più ricchi tra i poveri, questo magari sì, ecco, così potremmo vederla così, però non mi sembra che fino adesso ci siamo fatti mancare nulla. Chiaro, è difficile, il mercato è difficile, noi abbiamo dei vincoli, ma cominceranno ad averli anche gli altri, quindi poi vediamo, poi dopo lì quando si gareggia un po' più come dire, a pari disponibilità e a pari situazioni, allora poi lì dopo capiremo la bravura dei dirigenti, perché con i soldoni sono bravi tutti a fare Leonardo, nel senso, sono bravi tutti a elargire stipendi, a comprare cartellini con molta disponibilità economica. Purtroppo è quando devi mettere insieme il pranzo con la cena, allora lì si capisce l'abilità, diciamo, di Suor Germana e le sue adepte, insomma, che questa è una cosa per chi ha qualche anno in più. Questa sera arriva Giroud e io sinceramente sono contento, devo dire la verità, sono contento. Un attaccante di esperienza, un attaccante di fisico, di tecnica, un attaccante che ha anche voglia di giocare, secondo me, che comunque non ha mai fatto grandi casini anche al Chelsea quando ha giocato poco, insomma, il suo l'ha sempre fatto quando è stato chiamato in causa, e questa è una cosa che mi piace. La professionalità è una cosa importante, l'ha dimostrato anche in nazionale. È vero, non è, diciamo, il cannoniere top del mondo, ma i cannonieri top del mondo sono 4-5 forse, ecco, e noi sicuramente non ce li possiamo permettere, ma adesso non se li possono permettere neanche altri, per cui tra tutti quelli che potevamo prendere per innestare un po' di esperienza, per innestare caratteristiche che abbinano la tecnica alla fisicità, alla capacità di poter giocare sia con i cross, cosa che c'è mancata quando Ibra non c'era, alternare la giocata a terra, poter far salire la squadra in certe circostanze, cioè secondo me Giroud è un giocatore che ci può consentire di variare all'interno della partita il piano gara, e quindi ci offre delle soluzioni alternative. Mi auguro che possa avere una, come dire, che non subisca il rito di iniziazione di Milanello e quindi non cominci a rompersi subito, ma me lo auguro anche per tutti gli altri. Quindi ipotizzando una stagione di lunga vita e prosperità, spero che possa essere un giocatore che, non dico faccia 55 partite chiaramente, ma che ne possa fare quelle che servono, permettendo a Ibra di fare quelle che riesce a fare, ma con uno spessore importante. In fin dei conti abbiamo rivendicato nella seconda parte della scorsa stagione la mancanza di un centravanti, ci hanno provato con Mandzukic, è andata male, poteva essere anche lì qualcosa di intrigante, però ecco, da un punto di vista di caratteristiche, Giroud è sicuramente un giocatore molto più portato a dialogare con la squadra, no? Magari, ecco, Giroud sarebbe stato l'attaccante ideale per la nazionale con le sue capacità di giocare la palla, eccetera. Poi ha vinto il mondiale da titolare, non ha fatto nemmeno un gol, gli si ricorda sempre questa cosa, perché è chiaro che un centravanti deve fare gol, quella è la sua natura, però è anche vero che se contribuisce magari a farli fare agli altri, ad un certo punto potremmo anche passare sopra, fermo restando che secondo me Giroud, se gioca un buon numero di partite in Serie A, va sereno in doppia cifra, anche per il gioco nostro, che è un gioco, insomma, mi auguro di rivedere quel gioco moderno, quel gioco che abbiamo visto diverse volte all'inizio e alla fine della stagione scorsa, e in quel caso penso che, insomma, la sua figura possa farla. Quindi lo accogliamo con soddisfazione da parte mia, è il miglior compromesso che si potesse trovare in questo momento. Quindi benvenga Olivier Giroud, mi raccomando, io ho messo le mie fiche su di te, e quindi adesso non deludermi, perché sai che, insomma, c'è una reputazione qua di questa comunità
che stiamo alimentando, che abbiamo creato tutti insieme, e quindi noi siamo per Giroud, mi raccomando, non farci fare brutta figura. Domani alle 13 ne parliamo con tutti gli amici della compagnia della Live e credo, ne sono quasi sicuro, ma domani vedremo, la compagnia della Live domani torna al gran completo, e questa è una cosa che mi fa enormemente piacere, perché insomma, per tante ragioni non abbiamo potuto esserci tutti in questa avventura, anche nell'ultima puntata dove abbiamo festeggiato l'Italia, ma adesso si riparte e io sono veramente contento se tutti e sei domani saremo con le nostre belle facce a parlare con voi di Milan. A domani.